Professore, buonasera. Buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori che sono sempre più numerosi, addirittura da Genova mi dicono che viene seguito questo Ma assolutamente, in tutto anche il nord, centro, sud, l'estero. Fateci sapere da dove ci state ascoltando, mandateci uno screenshot della nostra app se volete al 377-500-4500. Insomma, per aver ricordato questo che stavo dicendo... nel giorno appunto in cui Lancet pubblicava questi dati che indicavano che tutta quella fase della pandemia era stata sbagliata, anche se certi medici in realtà già applicavano quel tipo di terapia con antinfiammatori, ma sui siti dell'AIFA per esempio, ma anche altri ufficiali, si leggeva appunto tachipirina. Quindi abbassare la febbre e controllare la situazione, poi in caso peggiorasse si portava in ospedale, ma spesso era troppo tardi. Insomma, lei ha ricordato questo e c'è chi ha chiesto il suo licenziamento dall'Università di Genova. Ma sì, è una cosa che secondo me ha raggiunto un livello di assurdità, devo dire. Io non me sono accorto di questa cosa. Poi domenica... sul giornale, sul giornale cittadino, il Secolo XIX, c'è cioè il gruppo Gedi, mi dicono che è apparso un trafiletto su di me, il professore nel mirino. Ma dico, ma non so cosa ho fatto, eccetera. Sì, un giornalista ha chiesto ufficialmente all'Università di Genova. Lo vediamo adesso, si tratta di Luca Bottura che conduce un programma anche su Radio Rai. Volevo chiedere all'Università di Genova se questo fenomeno, sarebbe lei, insegna ancora da loro, perché sarebbe davvero incredibile, cioè di fatto ha chiesto il licenziamento. Sì, è una cosa incredibile, tra l'altro ovviamente mettendo in difficoltà, se vogliamo, nuovamente l'università, perché io sono sotto attacco, questa è la prima volta, no? E quindi costringendo poi il rettore, che credo sicuramente avrà altre cose più importanti da fare, è una grande università ormai in espansione, Genova per fortuna, sono onorato di far parte di questa comunità, insomma, in sostanza a prendere posizione, no? Ma ci rendiamo conto? Cioè, chiamano, a parte... uno fa un tweet e vabbè, io ne faccio tanti anche, no? Però no, questo tweet va a finire nelle mani del rettore. Va a finire perché ce l'ha voluto finire perché ha messo proprio la chiocciolina Unigenova, Unigenova, quindi l'ha proprio taggata l'Università di Genova. Sì, ma probabilmente credo anche gliel'hanno fatto arrivare in altri modi, oppure qualche giornalista ha chiamato il rettore, perché poi sul Secolo XIX è appunto il professore del mirino. Ma mirino per che cosa? Perché qui, voglio dire, ammettiamo pure per un momento che io mi fossi sbagliato, che poi vedremo che non è vero, no? Ma io non ho la libertà di esprimere anche un pensiero sbagliato? Cioè, io non sono all'università. Nel mio account non c'è neanche scritto quello che faccio, quindi questo è andato a informarci, perché c'è tutto un tentativo in corso, sono due o tre in realtà i giornalisti di Rai 1 che mi stanno dando la caccia, non soltanto lui, e quindi sono andati a cercare il professore, ma io addirittura, per cercare di evitare qualsiasi riferimento all'università, nel mio account non c'è scritto niente. Cioè, si capisce chiaramente che quello che scrivo è semplicemente sono pensieri così, che magari radicali, magari di critica politica radicale, ma che in qualsiasi paese democratico dovrebbero essere ammessi. Capite? Loro che stanno facendo una propaganda contro il fascismo delle destre che diventerà regime nelle prossime elezioni, e fanno un'opera di questo genere e dicono: no, questo professore non dovrebbe più insegnare. Ma semmai mi sembra chiaramente un'operazione fascista, ma non credo che neanche il fascismo sarebbe arrivato a tanti, perché il fascismo ti faceva firmare quel foglio, no, di adesione al regime, poi insegnavi quello che volevi. Ecco, non è che Norberto Bobbio ha insegnato tutta la vita, socialista, quello che volete, nell'università italiana in quel periodo. Quindi neanche a questo... No, qui addirittura il tentativo di non è il primo e non sarà sicuramente l'unico, no? Loro
che stanno facendo tutta una campagna tale per cui adesso vincerà con queste elezioni il fascismo, devono allontanare un professore dall'università per il semplice fatto che si è espresso liberamente su una cosa che io ho detto potrei avere torto. Ma scusate, ma in realtà non è anche torto, perché se uno va a vedere la prima, cioè non quello che poi durante il tempo Speranza ha modificato, ma la prima sua circolare del novembre 2020, che adesso non si trova più, ma se uno può fare un po' di ricerche, insomma, alla fine la ritrova, perché adesso se tu vai sulle circolari ti mettono l'ultima circolare. Certo. Nessuno ti fa, tant'è vero che questi giornalisti citavano le ultime circolari, ma nella circolare, la prima, in particolare nei soggetti a domicilio asintomatici o pauci sintomatici, sulla base dei dati disponibili si forniscono le seguenti indicazioni: vigile attesa, misurazione periodica della saturazione, trattamenti sintomatici, paracetamolo, e poi, non vi leggo tutto perché è lungo, non utilizzare routinariamente corticosteroidi, che sono sostanzialmente quello che in un linguaggio normale noi diciamo antinfiammatori. Quindi voglio dire anche dal punto di vista, se vogliamo, della ricostruzione storica, io ho detto una cosa vera, ma vedi, il problema non è che io abbia detto una cosa vera, il problema è che la verità è quella che hanno detto loro. Cioè, il dramma a cui stiamo arrivando è questo, che loro stanno ricostruendo completamente una storia di questi due anni, certo, che non corrisponde a quello. Ma che poi basta ragionarci un attimo. Allora, io sono andato sul sito del Ministero della Salute. Allora, Covid, una nuova circolare del Ministero aggiorna le linee guida per le cure domiciliari. E questa è del 26 aprile del 2021, quindi se aggiorna, eccolo qua, dice: è stata diffusa il 26 aprile la nuova circolare del Ministero della Salute che aggiorna le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti Covid dello scorso novembre, circolare del 30 novembre 2020, e quindi sì, c'era una circolare precedente, esatto, che è stata modificata nel 2021, quindi ricordare, esatto, quel tipo di situazione non è diffondere fake news, è diffondere la cosa, quello che succedeva nel 2020, insomma. Nel 20, nel momento drammatico, e consigliano questi che poi nel 21 siano modificati, benissimo, ma nel 20 era questo, no? Ora, però, vedi, il problema è questo, filosofico, spero che gli ascoltatori mi lasciano fare questa riflessione, sì, brevissima. Noi finora abbiamo pensato al problema del controllo degli spazi, cioè il controllo degli spazi, la sorveglianza sugli spazi chiusi, lockdown, e il controllo degli spazi aperti, vaccinazione. Però c'è un altro problema che adesso secondo me diventa fondamentale, il controllo del tempo. Cioè non è solo lo spazio, loro ti modificano completamente quello che è accaduto, te lo trascrivono, te lo riscrivono, esattamente come Winston Smith doveva fare in 1984, era il giornalista che era tenuto tutti i giorni a modificare quello che era apparso sul Times il giorno prima. Allora, guarda, io sono qua su questa, sulla circolare del novembre 2020, che i tuoi avversari hanno ignorato volutamente. Eccolo qua: si forniscono le seguenti indicazioni di gestione clinica: vigile attesa, misurazione periodica, esatto, della saturazione, sì, trattamenti sintomatici, ad esempio paracetamolo. Quindi gli antinfiammatori non sono proprio citati. Cioè, se tu segui quella lista, vai un po' sotto, vedrai che a un certo punto c'è scritto non utilizzare gli antinfiammatori. Se tu vai in quella lista lì, che sono una decina di punti, sì, vedrai che c'è scritto non utilizzare rutinariamente corticosteroidi, però sarebbe il, insomma, gli antinfiammatori, però i fans sono quelli non steroidei, quindi non si tratta di questo, però comunque sia viene indicato il paracetamolo. Comunque sono
antinfiammatori. Questi farmaci sono comunque considerati. Sì, sì. Però i fans sono quelli non steroidei, quindi non rientrano in quella lista là. Però citati chiaramente la vigilattesa e il paracetamolo. Ma a prescindere da questo, sì, insomma, è un'infamata chiedere addirittura all'università, sì, chiedere al datore di lavoro il licenziamento di una persona perché non si condividono le idee, che tra l'altro in questo caso sono pure giuste, nel senso che comunque all'epoca era indicato così. Tra l'altro chiunque abbia dei colleghi, parenti, amici eccetera, sa che veniva consigliata la vigile attesa e il paracetamolo, quindi era apparso allora in tutti i giornali, ma certo, però se riscrivi il passato puoi far passare, far passare una persona per un diffusore di fake news, ma non è così. L'altro aspetto, ora che ti chiedo di parlare un pochino più forte, perché vieni un pochino più. Ecco. L'altro aspetto che volevo dire è questo: che sia un giornale, io, voi sapete, non posso più scrivere sui giornali perché appunto c'è addirittura una fatwa del gruppo Gedi su di me, eccetera, no? Che possono soltanto accusarmi. Va bene, ma ci può stare, non sto a discutere. Loro possono, nessun direttore, qualsiasi direttore è libero di far scrivere che vuole. Ok, va bene. Però qui il problema è che ci troviamo di fronte a due o tre giornalisti che sono del servizio pubblico. Ora, io mi chiedo, ma è possibile che io devo pagare un servizio pubblico di uno che mi dice guarda che tu dovresti essere licenziato da dove lavoro? E questa è la contraddizione. Cioè, io lo dicano pure, ma lo facciano in una radio privata, oppure mi diano la possibilità di dire non lo pago, io non lo voglio vedere Rai 1, perché i suoi programmi sono su Rai 1, Radio 1, e basta, non lo pago. Ma perché devo pagare il canone di una persona che addirittura mi dice guardi, lei dovrebbe essere licenziato per quello che scrive? Non vi sembra assurdo? È un po' sì, tra l'altro appunto non hai scritto sciocchezze, perché fino all'aprile del 2021 erano quelle le linee guida, altrimenti non ci sarebbe stata una nuova circolare che variava le linee guida. Ma è talmente la logica, no? È talmente razionale la questione. E poi voglio dire, se vogliamo cancellare anche i nostri ricordi, io qua c'ho tutta gente che nel 2020 è stata, diciamo così, curata tra virgolette con tachipirina e vigilattesa, cioè pur con la presenza di altri medici che risultavano invece così quasi degli estremisti, perché dice no guarda, devi prendere gli antinfiammatori perché il Covid è una malattia multisistemica, infiammatoria eccetera eccetera, e in realtà non era indicato quello, anzi ci facevi la figura dello stregone, capito? Io esatto, non mi permetto, non sono un medico, che alzo le mani, però insomma... Manco quelli che hanno chiesto il tuo licenziamento sono medici. Ma appunto neanche quelli sono medici, cioè è veramente una cosa incredibile. E poi l'arroganza, cioè nel senso che tu non puoi rispondere. Cioè il Secolo non è che ha chiamato me, il giornale di Genova. Secolo XIX. Il Secolo XIX. Non ha chiamato me, tant'è vero che me l'ha mandato un amico, questo trafiletto che c'era sul giornale. No, il Secolo ha chiamato il rettore, ha parlato di me come professore nel mirino, senza neanche degnarsi di dire, professore vuole dire una parola a lei a riguardo. Cioè siamo arrivati a questi punti, cioè voglio dire, è una cosa pazzesca. Io sono convinto che comunque il tema fondamentale in Italia sia quello del controllo dell'informazione, perché controllando l'informazione loro ti manipolano tutto quello che vogliono. Direi che in questo caso dimostrano di essere disperati, perché addirittura arrivare a chiedere il licenziamento dall'università. Licenziamento, questo fenomeno lavora ancora là, veramente ancora, una cosa. Ancora là, cosa lo tenete a fare? Questo fenomeno, tutti possono vedere le cose che ho scritto. Io ho scritto una ventina, forse più, di libri, un sacco di articoli. Ho una laurea honoris causa. Ho cominciato a lavorare in Germania, ho lavorato anche in Svizzera. Cioè, voglio dire, sono stato in Giappone. Ho fatto dei corsi di lezioni in Costa Rica, quindi voglio dire, non è che stiamo parlando il fenomeno, ma cioè io c'ho un mio curioso, cioè, tra l'altro anche lì
ma in base a cosa tu mi dici che io non posso insegnare? Hai visto il mio curriculum? Hai visto tutto il mio procedimento, che sono diventato ricercatore, che poi sono diventato associato, che poi sono diventato ordinario, con tanto di concorsi pubblici? Cioè, è lì che mi devi dire se posso insegnare o meno. Ho fatto il mio lavoro in maniera adeguata con gli studenti nelle università dove sono impiegato, e lì semmai che mi puoi contestare. Ma non mi puoi contestare perché ho fatto un tweet dove tra l'altro dico la verità. E non c'è dubbio, non c'è dubbio. Professor Becchi, Paolo, un abbraccio, solidarietà, solidarietà, grazie. Solidarietà. Grazie.